Oggi si affrontano due delle squadre più blasare, i trofei che vengono messi in campo oggi. Si tratta dello scontro tra due delle società di calcio più popolari in Italia. Tra l'altro, le due squadre possono contare anche molti sostenitori all'estero. Con oltre 200 incontri ufficiali disputati, infine, si tratta della gara più volte giocata nel nostro panorama calcistico. Benvenuti al Derby d'Italia. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Dovrebbe in teoria trattarsi di una partita amichevole, ma visti i protagonisti in campo direi che possiamo aspettarci qualcosa di più. Sì, beh, non posso dire di essere estraneo alla sensazione, Fabio. Sono partite che dal punto di vista del risultato lasciano il tempo che trovano. Eppure, come atleta, hai sempre una molla che ti scatta dentro. Non vuoi perdere per non abituarti alla sensazione della sconfitta, ma soprattutto non vuoi che vincano i tuoi rivali di sempre. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Io credo che sarà decisivo un attaccante, Lukaku. Con il suo fisico eccezionale può fungere da terminale offensivo. Però per la sua struttura fisica, Fabio, possiede anche una buona velocità e una tecnica assolutamente da non sottovalutare. Spesso attacca la zona fra il difensore centrale e il terzino per crearsi lo spazio per andare al tiro. Sì, sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme e cercherà in tutti i modi di complicargli la vita. Vidal. Arthur. Riconquista la palla. È riuscito a passare. E ora il duello tra lui e il portiere. Dal tiro. Un grande momento di calcio. Un gol magnifico. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. A tu per tu con il portiere, ha dimostrato il suo senso del gol. Un po' inatteso da entrambe le parti. L'Inter sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa facendoli allargare il più possibile. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Lukaku! Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Morata. Stanno correndo rischi davvero inutili. Allontana il pericolo. Lukaku. È davvero una bella serie di passaggi questa. Non può sbagliare. Può concludere. Ce l'ha fatta. E l'internazionale riesce a segnare il gol del pari.
parità dunque. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Si libera la grande. Calcio d'angolo per la Juventus. Ecco ancora. Ed ecco il colpo di testa. Una buona iniziativa, ma non è bastata. Ramsey. Chiesa. Arriva Cristiano Ronaldo. Opta per il lancio lungo. Hakimi, oggi autore di un assist. Lautaro Martinez. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Arthur. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Bastoni, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Chiesa. Scodella in avanti. Arriva Cristiano Ronaldo. Vidal. Chiesa. Può segnare. Attenzione al tiro. Un gol pazzesco, pazzesco! Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Mostrano un buon controllo del gioco. Lukaku. Vidal. Lungo passaggio in avanti. Vidal. Qui marcatura asfissiante. Vidal allarga il gioco sulle fasce. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a premere il tecallo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Le occasioni sono state tante. Le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza. Ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già 3 gol. E ovviamente tutto è ancora possibile. E iniziano i secondi 45 minuti. Chiesa! La palla entra in area. Brozovic. Vidal prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. C'è la palla lunga in avanti. Non c'era spazio. Brozovic. Young. Palla a Lukaku. Luca. Parata di Szczęsny. Arthur. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Pallone lungo in verticale. Lukaku. Brozovic. Vidal. Christian Eriksen. Palla a Lukaku. Lukaku. Parata di Szczęsny. Super un'altra volta.
entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. E ora deve... ecco il tiro! Lautaro Martinez! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Christian Eriksen, di forza, Vidal, Lukaku, piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di nulla. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Tocco prudente al portiere. Prova a verticalizzare. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Grande, e va, e il portiere ci mette una pezza. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Fa avanzare l'azione, con il lancio lungo. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Cristiano Ronaldo! E questa era veramente una grande occasione. Intervento strepitoso. Subire un gol ora avrebbe reso difficilissima la situazione. Posizione irregolare però. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Riceve in ottima posizione. Sensi prova ad andare via con eleganza. Ed ecco il cross. Lukaku! Finalizzazione decisamente infelice. Colpisce il pallone, gol, non sbaglia. Sembrava finita e invece l'hanno ripresa per i capelli. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso, se sbaglio un passaggio così l'errore può costare molto caro. La parità proprio nei minuti finali. Buona l'azione sulla destra, vediamo come rompe. E passa! Cross verso il centro. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare gli estremis. E la palla finisce al portiere. Ecco Morata. Bentancur. Cristiano Ronaldo. Brozovic. Siamo quasi alla fine. Finisce così, non c'è più tempo. Unico vero vincitore, l'equilibrio. Partita che finisce in pari, ovviamente. Sentiremo poi in settimana, nelle interviste, se i due tecnici saranno rimasti soddisfatti della prestazione.